Il periodo degli amori è appena trascorso, ma non c'è dubbio che la passeggiata della scorsa notte non verrà facilmente dimenticata da questo esemplare di cervo maschio che, nella frazione di Briotti, a Ponte in Valtellina, è rimasto intrappolato tra le fitte maglie di una rete da recinto elettrificata. Di fronte alla scena che alle prime ore della mattinata di oggi si sono trovati davanti, i vigili del fuoco, assistiti dalla polizia provinciale, hanno trovato prontamente una soluzione. Alle corde che aggrovigliavano uno dei palchi, questo è il corretto nome delle corna ramificate degli ungulati, è stata assicurata una fune e, con l'ausilio di un verricello, all'incredulo e collaborativo cervo è stata ridata la libertà. Con ogni probabilità, lo sfortunato mammifero si era avventurato alla ricerca di qualcosa di cui cibarsi, un evento piuttosto comune e direttamente connesso al problema ricorrente del sovrappopolamento degli ungulati, lamentato in primo luogo dagli agricoltori del territorio. Piani di abbattimento regolarizzati da una parte, proteste di animalisti che lamentano un numero eccessivo di uccisioni dall'altra. Ma episodi come quello di stamane sono all'ordine del giorno. Ed è solo dell'altro ieri il salvataggio di un esemplare di picchio muratore da parte di un gruppo di canoisti dell'Addavi lungo le rive del fiume. Il volatile aveva un'ala imprigionata da una matassa di fili da pesca abbandonati fra gli alberi da un incurante pescatore. Sulla convivenza tra uomo e animali c'è ancora tanto da fare.